Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è lunedì 29 luglio e vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise che titola con Caronte traghetta tutti in riva al mare, un pellegrinaggio verso le spiagge per sfuggire a un'ondata di caldo infernale. Prese d'assalto le località balneari molisane e oggi è atteso il picco, temperature vicine ai 40 gradi. Boom di turisti, mordi e fuggi sulle coste molisane. Oggi è atteso il picco del caldo per l'estate 2013. E ancora Sesto Campano, la villa dove Cosentino sconta i domiciliari, costa 8.000 euro al mese. È stata affittata su eBay. L'ex sottosegretario indagato per presunte collusioni con la Camorra ha scelto un complesso residenziale che viene affittato sul noto sito internet a 2.000 euro a settimana. Zuccherificio, l'azienda si prepara al dopo Alfieri, governance verso la revisione. Facoltà di medicina, scuole di specializzazione. 12 ricercatori a rischio, nonostante l'ok del Ministero, la mancanza di fondi già previsti dallo scorso governo regionale mette a rischio le borse di studio per le scuole di specializzazione e il progetto Conoscere per competere. Politica, aumento tasse, Romagnuolo difende Iori, ora si pensi al presente. Ancora attualità, spese pazze, i consiglieri sfilano in procura e c'è chi fa scena muta. Ancora a Campobasso l'ordinanza coprifuoco alla prova del 9, ma la movida non si ferma. Venafro, una regina del soul, apre il festival intitolato a Eddie Lang. Per quanto riguarda lo sport, Lupi Lotito esce allo scoperto, già due società. Cercasi presidente per rinascere presto per la Serie D. Oggi partono i ritiri di Isernia, Agnone e Boiano. Granata e Biancorossi corteggiano Panico. E ancora tennis, Borrelli trionfa al Master di Milano. E per il quotidiano del Molise controlliamo la seconda e la terza pagina, attualità Urban Pro Lance, impegno per il rilancio delle città. Il presidente Edoardo Falcione, dobbiamo creare nuovi spazi e servizi, ci sono 24.000 scuole a rischio, snellire i tempi burocratici e migliorare gli incentivi fiscali. E ancora credito d'imposta via libera della Giunta a 1 milione di euro, un segnale concreto a favore del sistema produttivo. Banche e crisi, l'API Media, organizzato dall'Associazione Piccole e Medie Imprese, un seminario per approfondire il complicato rapporto con gli istituti di credito. E ancora spese pazze, consiglieri in procura, qualcuno si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al PM. Intanto la consulta salva i governatori e i consigli regionali, nessuna rimozione se i conti sono in rosso. E ancora il presidente della provincia, non sono un politico attaccato alla poltrona, scontro di Pietro Junior De Matteis. Aumentano le tasse, Romagnuolo difende Iorio, frattura, pensi a dare risposte concrete. E ancora lavoro nero in Molise, 27.000 irregolari, lo studio della CGIA di Mestre. Facoltà di medicina a rischio, i fondi per le borse di studio si teme per le scuole di specializzazione e per 12 giovani ricercatori. Passiamo adesso al quotidiano online Informa Molise, vediamo l'homepage. In primo piano, Commissione europea si punta sull'innovazione e sul progresso tecnologico. Imprese sbloccato il credito d'imposta per 1 milione di euro. E ancora furti nelle spiagge, la crisi fa scattare l'emergenza per turisti e bagnanti. Gli Spyro gira a Campo di Pietra, 5 incredibili professionisti salutano l'amministrazione Cefaratti. La sicurezza sul lavoro e i metodi di bonifica dell'amianto. Molise Medievale, Sigillum Comite di Molise, volano per il turismo. Marchio di qualità, ospitalità italiana, la Camera di Commercio di Campobasso apre l'edizione 2013. Stop al fermo amministrativo se il veicolo è strumentale all'impresa. E ancora, in ultimo, Cristiano Di Pietro De Matteis difende la sua poltrona.
Passiamo ora a un altro quotidiano locale, leggiamo Primo Piano Molise, che titola con quinto assessore arriva la legge, la svolta in un decreto di legge che modifica il nuovo statuto e supera il tetto massimo di 4 componenti per l'esecutivo. Il testo firmato dai presidenti Frattura e Niro recepisce il contenuto del decreto 138/2011 e cambia anche le regole per i gruppi. L'inchiesta sulla casta, spese folli con i soldi pubblici, l'estate non ferma gli interrogatori in procura ai consiglieri della nona legislatura accusati di peculato. Da Isernia il sondaggio di Letta sull'abolizione delle province, Mazzuto prova a resistere, invia Berta volantini informativi sul questionario del governo. E poi ancora Venafro, Visco cittadino onorario, avviata la procedura, l'arcivescovo ora a capo è rimasto nel cuore dei fedeli. E ancora Rocca Ravindola, l'oro donato alla Madonna è sparito, parrocchiani in rivolta, critiche al prete dopo l'annuncio, doveva custodirlo in banca. E poi Termoli si ferma per l'addio a Silvio Scutti, il 67enne morto schiacciato dal trattore, la tragedia nei campi. E ancora bollino rosso, tutti al mare per sfuggire all'afa, e migliaia sulle spiagge, caro Onteriani, ma la stagione dei balneatori. Da una notizia dall'Abruzzo, da Rocca Spinalveti, ruba 2.000 euro in chiesa, arrestato dai carabinieri in un motel. Per quanto riguarda lo sport, Serie D, Isernia per sostituire il dimissionario Savino, in pole c'è Di Napoli, Termoli nel test in famiglia, incanta De Tommaso, Guglielmi in rete, positivo Ricciardo, mercoledì amichevole con la Cliternina. E vediamo anche le pagine centrali di Primo Piano Molise. 5 anni fa la tragedia di Gheorghe, è morto nei campi dove lavorava in nero. Petraroia ricorda il bracciante romeno, sabato l'allarme della CGIA sul sommerso. Un nuovo statuto si cambia e la giunta diventa a 5. Le riforme a Palazzo Moffa, il DDL Frattura Niro ripropone l'adeguamento al decreto 138/2011, modificata anche la disciplina dei gruppi. Scontro sull'aumento di IRPEF e bollo auto, romagnolo è sempre colpa di Iorio, l'esponente di opposizione replica le dichiarazioni del presidente della regione. E ancora l'iniziativa legge sull'editoria al via le audizioni in quarta commissione. Casta sotto inchiesta, niente ferie per il PM, raffica di interrogatori sui soldi dei gruppi, tra gli inviti a comparire anche un ex assessore. Dopo l'estate la procura tirerà le somme. Anticorruzione, la Commissione Corea ha promosso una petizione per costituirsi parte civile al processo, oltre 100 le adesioni. De Camillis invita di segni in Molise, insieme contro chi nega la Shoah. Il segretariato ai rapporti con il Parlamento ha incontrato i vertici della comunità ebraica di Roma. Il denaro è solo un mezzo di scambio, la ricchezza deve circolare, non accumularsi. Adesso leggiamo insieme la sezione relativa al Molise del quotidiano Il Tempo. Campobasso, in comune manca un dipendente su 4, servono i concorsi. L'allarme riguarda anche il blocco dei contratti a termine. A Palazzo San Giorgio ci sono 97 posti vacanti su un totale di 392 in organico. Isernia, petizione a Lupi per la frana sul Macerone. Termoli, proroga in vista, il Tribunale ora spera in un miracolo. E ancora Campobasso stoppa la movida in centro, il caso finisce al Quirinale. Sono 91 i nuovi insegnanti, ma scarseggiano le cattedre. Ancora da Campobasso, esattorie in crisi, summit per salvare i dipendenti. Incontro in regione sul futuro lavorativo dei 70 operatori in cassa integrazione. Adesso passiamo alla stampa nazionale, leggiamo il Corriere della Sera, che titola con Pullman precipita, una strage, molti bimbi a bordo, vediamo 30 corpi dal parapetto di Velto, maxi tamponamento sull'autostrada in Irpinia, auto travolte, un salto di decine di metri. E poi ancora il Papa saluta i giovani a Rio, giocate nella squadra di Gesù in 3 milioni con Francesco, concluso il viaggio. Le 6 ipotesi su Berlusconi per il verdetto in Cassazione, caso diritti TV, cosa può accadere domani? E ancora il collasso del trasporto pubblico, in rosso 4 aziende su 10 passeggeri, giù del 16% e crescono i senza biglietto.
Leggiamo ora il tempo, oltre i giudici c'è l'Italia, la sentenza, domani la Cassazione decide sul processo Mediaset Berlusconi, io non ho commesso reati, Letta deve andare avanti. E ancora la giornata mondiale della gioventù, record a Rio, la rivoluzione di Francesco ora è più forte. La ripresina si fa sentire, aprono 7.000 negozi, aiuta lo spread in calo. I ministri e i loro redditi sono lo specchio del paese. Poi ancora Micci chiede il PDL se lo condannano, pacificazione finita. Casson PD, cosa cambia? Sappiamo già chi è. Passiamo adesso al Messaggero di Roma che titola con Berlusconi non farò come Craxi, il cavaliere sulla sentenza della Cassazione, se condannato sono pronto ad andare in carcere, ma il carcere è escluso per indulto e per l'età, PDL in trincea, pronti a lasciare il governo e le aule. E poi ancora strage sul pullman dei pellegrini, bimbi gravi, Avellino 7 morti ma si teme per 20, volo per 30 metri. E ancora 3 milioni di giovani per il Papa, basta odio, messa sulla spiaggia di Copacabana, oggi il ritorno a Roma. E ancora slot machine, c'è la stretta anti-azzardo. Passiamo adesso al quotidiano La Stampa, che titola con strage sul pullman di pellegrini, precipita per 30 metri da un viadotto vicino ad Avellino, oltre 10 vittime, a bordo anche bambini, ha tamponato alcune vetture in autostrada prima di sfondare il guardrail. E ancora notizia sul Papa in 3 milioni a Copacabana, la spiaggia del Papa. Francesco conclude il viaggio in Brasile con l'altolà ai vescovi, non manipolate i laici. E ancora processo Berlusconi, l'avvertimento del PD, no a reazioni eversive, Zanda sarebbe la fine dell'alleanza, il cavaliere spiazza i legali con la condanna vado in cella. E ancora intervista, giù le tasse daremo voce alla protesta, Bonanni c'è una lobby che difende gli sprechi nella spesa pubblica e preferisce lo status quo. Passiamo ora all'informazione economica, leggiamo il Sole 24 Ore, fisco, sempre più controlli in banca. Nel 2012 autorizzati 19.000 accessi delle entrate e 9.000 della Guardia di Finanza. L'utilizzo di indagini finanziarie è cresciuto del 65% in 3 anni, prende forma la super anagrafe dei conti. E ancora università tra ricerca e borse di studio contesa da 1,2 miliardi il pasticcio di emendamenti sui fondi. Nei bilanci cresce solo il patrimonio per le piccole e medie imprese, l'incremento è stato di 54 miliardi di euro dal 2009 ad oggi. L'analisi di Cerved sui rendiconti 2012 male fatturato in redditività soprattutto nell'edilizia. E poi ancora quell'istinto di sopravvivenza che alimenta la fiducia. In ultimo la nuova mediazione dà più spazio agli avvocati. Passiamo ora all'informazione sportiva, leggiamo il Corriere dello Sport che titola con Higuain come Maradona stasera. Napoli rivive i tempi di Diego, 60.000 tifosi al San Paolo per il Pipita e la sfida al Galatasaray, stretta Juve, Biabiani o Zuniga. E poi ore 19 nasce la Serie A. Squadra per squadra tutti i colpi in arrivo, un dossier sul calciomercato, ancora Formula 1, Alonso solo quinto e oggi fa gli anni, il regalo vorrei un'altra macchina. Il Gran Premio d'Ungheria, Hamilton, il ferrarista, da 4 stagioni siamo più lenti ma credo ancora nel mondiale con 3-4 vittorie di fila. E poi ancora tennis, Fognini si ferma a 13, cede a Robredo e non eguaglia Panatta perché ha fatto 14 vittorie di fila, ma è il numero 16 del mondo. Ancora Champions a rischio, ansia Milan, KO Robinho e Bonera idea Silvestre. Poi Inter mercoledì Mou, Mazzarri il Chelsea, esame importante. Il capitano da pallotta a Roma pronto, il contratto per Totti. Leggiamo ora la Gazzetta dello Sport che titola con mercato lampi di mezza estate, Silvestre SOS Milan, Bonera KO preso il nero azzurro, gli Aic è il sogno di Galliani ma Firenze non molla, Zuniga incontro Juve Napoli c'è anche Matri sul piatto. Per quanto riguarda la Formula 1 Alonso all'attacco vorrà in regalo un'altra macchina. Baby Lede che incanta, 7 bello ai quarti, parliamo dei mondiali di nuoto. Fognini si ferma a 13 ore, il numero 16 al mondo. Tennis battuto dopo 2 tornei vinti.
E questa era l'ultima notizia del nostro quotidiano sportivo. Io vi ricordo l'appuntamento alle 13:50 con l'informazione di Molise TV con il nostro telegiornale. E vi lascio ora le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Il meteo è offerto da... L'estate è alle porte e la voglia di vacanza inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013. Visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso. Previsioni del tempo per lunedì 29 luglio. L'ondata di calore si fa sempre più intensa con l'anticiclone subtropicale africano stabile in posizione stazionaria ormai da giorni. Ne conseguono temperature massime che sulle pianure interne potranno raggiungere punte di 38-40 gradi. Qualche grado in meno lungo le coste, ma sarà l'afa a creare maggiori disagi per l'alto tasso di umidità. Ventilazione debole di direzione variabile a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari quasi calmi o poco mossi. Passiamo ora alle temperature. Campobasso minima 26, massima 38 gradi. Isernia minima 23, massima 35 gradi. Termoli minima 27, massima 32 gradi. Il meteo è stato offerto da... L'estate è alle porte e la voglia di vacanza inizia a farsi sentire. Scegli Accademia Britannica per la tua vacanza studio IMSS 2013. Visita il nostro sito internet o vieni a trovarci in Via Zurlo 5 a Campobasso.